Come funziona Adobe Firefly? Vediamo insieme come si usa questo nuovo sistema di intelligenza artificiale lanciato da Adobe. Come potete vedere, ci si accede da firefly.adobe.com. Dovete ovviamente ancora iscrivervi alla lista di attesa, almeno nel momento in cui sto facendo questo video c'è una lista di attesa, quindi vi iscrivete e entro qualche giorno in genere vi arriva l'invito. Allora, quando accediamo alla pagina, abbiamo la possibilità di provare fondamentalmente due opzioni, quella degli effetti di testo e quello Simil Midjourney che trasforma il testo in immagine. Queste altre cose che vedete, c'è scritto Coming Soon, quindi ancora non sono attive, mentre queste, quando scorriamo giù, sono ancora in fase di esplorazione, quindi è quello che piacerebbe al team di Adobe riuscire a fare. Quindi avete anche una sorta di modo di vedere che cosa ci sarà probabilmente nel futuro. Allora, andiamo a vedere in questo video cosa sono gli effetti di testo. Quindi semplicemente clicchiamo qua. Sullo sfondo vi potete lasciare ispirare dai vari effetti di testo che ci sono. Questo è un scroll infinito, quindi potete scrollare quanto vi pare, ma non succederà mai niente. E fondamentalmente qui sotto in questa barretta potete scrivere quello che volete. Quindi scrivo ad esempio yoga e qui scriviamo quello che ci immaginiamo, ovviamente English only, ok? Quindi solo in inglese. Scriviamo Bach Flowers, che sono i fiori di Bach, genera. E come potete vedere esce fuori questa interessante finestra che francamente non mi dispiace. Come potete vedere in un attimo Adobe Firefly ha generato la scritta yoga con i fiori di Bach. Abbiamo quattro possibilità di visualizzazione. Terza possibilità di visualizzazione e la quarta variante. Come potete vedere il tutto è abbastanza veloce e francamente molto molto interessante. Ora, in basso, qui sulla colonna a destra, potete scegliere uno sfondo differente, quindi potete vedere come verrà su uno sfondo che avete in mente per il vostro progetto. Lasciamo ad esempio questo. Cambiamo nella variante 2. Al momento non trovo un modo per creare uno sfondo personalizzato, però penso che comunque i colori a disposizione sono più che sufficienti. Invece in questa zona possiamo cambiare il tipo di testo che stiamo utilizzando. Proviamo anche l'opzione Loose. E come potete notare, i tre effetti si distinguono da come Firefly gestisce i bordi, ok? Quindi come potete vedere qui abbiamo i fiori tutti intorno al bordo, mentre nella prima variante praticamente quasi non si esce fuori dai bordi, quindi in genere la visione intermedia può essere quella più indicata, anche se Firefly non riesce comunque a gestire bene tutti i vari fiorellini che si trovano intorno. Possiamo ovviamente cambiare anche il tipo di font, che magari si adatta a uno sfondo differente, però qui insomma ci giocate come al solito. La parte interessante è anche questa degli effetti. Fondamentalmente abbiamo già dei predefiniti, quindi se non avete idea di che cosa scrivere qua sotto nel prompt, potete ad esempio provare con dei fiori, potete provare con delle liane. Vedete, è organizzato per tipologia, quindi natura, materiali e texture, bevande e cibo, ok? Quindi mettiamo ad esempio wires, che sarebbero i fili metallici, vetro rotto e così via. Insomma, non c'è bisogno che li analizzi uno per uno. Ok, quindi abbiamo yoga, quindi vedete lui qui ha scritto il prompt automaticamente, broken sea glass. Quindi ritorniamo sui nostri Bach flowers and green leaves, ok? Quindi e foglie verdi. Vediamo che cosa tira fuori. Notate che Adobe Firefly è ancora in beta, però il risultato comunque niente male. Giusto? Io almeno personalmente sono molto molto soddisfatto del risultato. Cliccando sui tre puntini qua entriamo nelle opzioni, quindi possiamo inserire la nostra immagine nella gallery di Firefly, ce la possiamo copiare, quindi copiare e poi magari incollare in Photoshop, oppure gli possiamo dire guarda, c'è qualcosa che non mi piace in questa immagine. Possiamo anche scaricare quest'immagine. Adobe si è fatta riconoscere un pochino per il fatto che vuole promuovere una sorta di trasparenza, quindi ti dice guarda che aggiungeremo a quest'immagine
una dicitura in qualche modo che dice guarda che è stata fatta con l'intelligenza artificiale e ci fa salvare questa immagine direttamente sul nostro computer. Aprendo l'immagine sul mio computer potete vedere che Adobe ha inserito Adobe Firefly Beta e non può essere usata per scopi commerciali. Quindi se volete essere in regola con le licenze dovete sapere che quest'immagine non può essere usata per scopi commerciali. Per questo video è tutto, se state esplorando anche voi con Firefly fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video nei quali continuerò a analizzare queste meravigliose tecnologie che abbiamo a disposizione.